Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Versilia. In primo piano la pagina di cronaca, una donna che è stata aggredita, picchiata e anche un tentativo di violenza sessuale successo alla stazione di Viareggio all'alba. Il presunto colpevole è già stato fermato dai poliziotti. Sentiamo i particolari. Aggredita, picchiata e derubata dopo aver subito un tentativo di violenza sessuale. Un risveglio da incubo per una giovane donna alla stazione di Viareggio, dove si trovava venerdì alle prime luci dell'alba. Nel silenzio dello scalo ferroviario, deserto a quell'ora, ha sentito avvicinarsi i passi dell'aggressore, un nordafricano, che dopo svariate avance l'ha bloccata tentando un approccio sessuale diretto. La donna, con non poca fatica, è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. A quel punto l'uomo ha afferrato una pietra dai binari e, minacciandola, l'ha rapinata della borsa, ha afferrato il cellulare e 200 euro per poi fuggire. Impossibile dimenticare il volto dell'aggressore per la donna, che subito è corsa al commissariato di polizia di Viareggio per denunciare l'accaduto. Partite le indagini, i poliziotti nel pomeriggio hanno passato al setaccio tutti gli esercizi commerciali della zona di Piazza Dante. In un negozio di parrucchieri hanno sorpreso un uomo mentre tentava di disfarsi di un cellulare. Tanto è bastato per insospettire gli agenti, che hanno portato il presunto colpevole in commissariato. È stata la vittima stessa a riconoscerlo, un marocchino di 23 anni, irregolare in Italia e con precedenti. Su di lui adesso pesano gravi accuse. Per evitare il rischio di fuga è stato messo in carcere a Lucca in attesa del processo. Uno spacciatore di cocaina è stato arrestato in flagranza di reato in seguito ad un inseguimento che c'è stato nella serata di ieri da parte della polizia di Forte dei Marmi, della municipale di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema. Il luogo di spaccio individuato è una casa in costruzione ma abbandonata nel comune di Pietrasanta. L'operazione è scattata nella nottata. Lo spacciatore è stato catturato nonostante appunto un tentativo di fuga nei campi. Si tratta di un marocchino di 25 anni, era in possesso di 20 dosi di cocaina confezionate per lo spaccio, in tutto 22 grammi e centinaia di euro in contanti. Condotto di fronte al giudice di Lucca, è stato condannato a 2 anni di reclusione con la sospensione della pena. Ed è lutto e grande cordoglio a Lido di Camaiore per la scomparsa di una giovane mamma. Serena Cecchi si è arresa dopo aver lottato con tutte le forze contro una grave malattia che l'ha strappata la vita in meno di 9 mesi. Aveva appena 40 anni, classe 1976. Serena si è spenta nella serata di venerdì. Lascia nello sconforto il compagno Luca Paolini, un figlio di soli 4 anni, i genitori e la sorella. I funerali si terranno nella giornata di domenica alle 15:30 nella chiesa del Sacro Cuore a Lido. La notizia in queste ore si è sparsa a macchia d'olio tra Lido di Camaiore e Viareggio, dove Serena era molto conosciuta e apprezzata sia per la dedizione al mondo del volontariato presso la Croce Verde, essendo anche donatrice di sangue, sia per la sua lunga partecipazione alla compagnia Burlamacco 81. Alla famiglia, già gravemente colpita da un lutto per la perdita della sorella defunta in un incidente stradale 24 anni fa, arrivano le condoglianze della città e ovviamente quelle di tutta la redazione di Rete Versilia News e Noi TV. 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, la tragedia di Cardoso, l'alluvione che colpì l'intera Versilia nella giornata di domenica, le celebrazioni proprio nella frazione dello Stazzemese per ricordare quelle vittime e anche per ricordare i motivi che portarono a quella tragedia immane. Vediamo il servizio. Domani, domenica 19 giugno, saranno passati 20 anni esatti dalla devastante alluvione che nel 1996 allagò un'intera vallata in Alta Versilia, causando 14 vittime e distruggendo la frazione del Cardoso. Oltre alle vite umane perse in quel tragico evento, la violenza dell'acqua, mista a fango, tronchi di alberi e grandi massi staccati dalla montagna che scendevano a valle a velocità impressionante, cancellando tutto, causò enormi danni a Seravezza e Pietrasanta. Domani sarà il giorno del ricordo. Alle 13:32 nella frazione di Cardoso si ricorderanno con deposizione di mazzi di fiori le vittime. Prenderanno parte alla ricorrenza le autorità del comune di Stazzema e quelle dei comuni colpiti in quell'evento. Interverrà anche il professor Franco Barberi, che 20 anni fa era il responsabile della protezione civile e che svolse uno straordinario lavoro sia nella gestione dell'emergenza che nella fase di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione del Cardoso. Domenica pomeriggio alle 15:30 ANPAS Toscana radunerà tutti i volontari che furono impegnati nei giorni dell'alluvione e nei mesi successivi e alle 18 a Pruno, frazione del comune di Stazzema, si svolgerà una messa da requiem.
Contemporaneamente, dalla foce del fiume Versilia partirà la staffetta della memoria, che farà tappa nel punto in cui il fiume 20 anni fa ruppe gli argini in località La Rotta, inondando parte dei territori di Pietrasanta e scardinando il terrapieno della linea ferroviaria Genova-Pisa. Al Marzocchino, poco prima delle 20, presso il cortile della scuola primaria, verrà deposta una corona d'alloro di fronte alla lapide che ricorda Valeria Guidi, una delle 14 vittime dell'alluvione. L'arrivo del corteo a Ponte Stazzemese, davanti al municipio, è previsto per le 21 di domenica sera e saranno premiati gli sportivi dell'Atletica Pietrasanta che hanno corso tutte le 20 edizioni della staffetta in ricordo delle vittime. Le celebrazioni del ventennale termineranno alle 22 nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove verrà celebrata la messa in ricordo delle persone scomparse il 19 giugno di 20 anni fa. L'alluvione in Versilia portò con sé un nuovo modello di protezione civile che coinvolse in prima persona i cittadini e che divenne la base per la protezione civile di oggi. Un lungo speciale dedicato all'alluvione del Cardoso del 96 sarà trasmesso su Rete Versilia News domenica sera alle 21, condotto e curato dal collega Massimo Mazzolini e dal collega Matteo Bertuccelli. Parliamo di donazioni di sangue, appello delle associazioni del territorio per nuovi donatori, soprattutto i giovani, un appello lanciato a Torre del Lago nel corso della giornata regionale della donazione del sangue. Sentiamo. Servono nuovi donatori di sangue in Toscana. È l'appello rivolto dal mondo del volontariato dal Teatro Puccini di Torre del Lago, dove si è svolta all'Opera per Nuove Armonie di Rete, giornata regionale della donazione del sangue. Da gennaio al 14 giugno 2015 le donazioni sono state 100.661, nello stesso periodo del 2016 98.930, ovvero 1.731 donazioni in meno, una flessione dell'1,72%. Un dato discusso e analizzato dalle maggiori associazioni che raggruppano i donatori di sangue. La sfida principale è di garantire sempre un numero di donatori sufficiente a dare risposta al nostro sistema, perché la nostra popolazione invecchia, quindi è maggior rappresentata la fascia oltre 70 anni non più donare rispetto a quelle diciottenni, quindi intensificare con l'aiuto dell'associazione di volontariato il reclutamento dei giovani donatori. Per superare il calo delle donazioni e favorire il cambio generazionale, l'appello delle associazioni è stato rivolto ai territori e soprattutto ai comuni toscani. Noi ci mettiamo a fianco delle associazioni di donazione perché non solo da un lato, ovviamente serve nei nostri ospedali, lo sappiamo per l'esperienza quotidiana di tutti noi, chi purtroppo ha dovuto frequentare ospedali sa che servono le sacche di sangue, servono per dare una mano ai nostri concittadini e quindi già questo è un valore. Ma in più fa comunità, il gesto di generosità gratuito, anzi positivo per chi lo fa perché viene monitorato, tenuto sotto controllo, serve a tessere quella comunità, a tenere strette le fila di quella comunità che cresce anche in un gesto di generosità così importante. Perciò noi, per quello che abbiamo possibilità di fare propaganda, di comunicarlo più possibile, di entrare nelle scuole per nuove generazioni, di far sì che ci siano tutte le agevolazioni possibili per la pubblicizzazione delle associazioni di donazione, insomma troveranno sicuramente i comuni toscani pronti a fare la propria parte. Un automobilista di circa 75 anni è finito con la propria auto contro un palo mentre percorreva venerdì sera intorno alle 21 il viale Apua a Marina di Pietrasanta. L'uomo, anche se cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice giallo, anche se inizialmente era codice rosso. Sul posto una ambulanza della Misericordia di Pietrasanta, automedica, anche i vigili del fuoco sono intervenuti inizialmente. A Forte dei Marmi adesso per vedere l'inaugurazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti. Vediamo. È stata inaugurata a Forte dei Marmi la nuova piazzola ecologica denominata Centro di Raccolta Rifiuti. Il nuovo impianto, che sorge sulla via Emilia in zona Vittoria Puana, andrà a soddisfare le esigenze dei vacanzieri del fine settimana. Lì si potranno conferire rifiuti in appositi orari esclusivamente dal venerdì al lunedì. C'è spazio per ogni tipo di rifiuto domestico per consentire a tutti di differenziare anche in ferie. Noi abbiamo chiuso le isole ecologiche che erano diventate un vero e proprio raduno di atti incivili. Questa piazzola invece, questa area sarà dedicata invece, oltre a essere vigilata, ci sarà sempre un responsabile di Erzu che sarà qui a presidiare guardando anche i documenti,
della gente che porta qui la roba. E dovevamo fare questo proprio per ovviare a queste necessità. Questa struttura è immediatamente funzionante, quindi non ci sono problemi particolari. Funzionerà il sabato, la domenica e il lunedì mattina, in modo tale da consentire alle persone che vengono per i fine settimana e che se ne rivanno il lunedì mattina di andarsene dopo aver adempiuto al loro dovere civico, che è anche un esempio per tutti, nel senso che se lo danno loro chiaramente è contagioso e ne trarremo tutti i benefici, anche perché bisogna dire che i comuni sono abbastanza sensibili a queste problematiche nonostante le difficoltà economiche, ma non è sempre facile dare delle risposte. Questa è una risposta intelligente e neanche troppo costosa. L'area sarà sorvegliata da personale ERSU e rimarrà aperta tutti i fine settimana dal 18 giugno al 25 settembre prossimo. Si tratta di un primo esperimento che la Società dei Rifiuti della Versilia Nord potrebbe estendere altrove. Il primo esperimento che facciamo di questo tipo, come centro di raccolta leggero, chiamiamolo così, l'abbiamo pensato proprio per la parte estiva, infatti sarà aperto in questi 4 mesi. E è un esperimento, vediamo un po' di replicarlo magari i prossimi anni o di estenderlo se funziona bene anche durante il periodo invernale. Saranno in consegna a partire dalla prossima settimana le lettere di rimborso del taglio per i cittadini residenti a Val di Castello in centro storico a Pietrasanta. Le lettere sono il frutto di un'intesa tra l'amministrazione comunale e Gaia, l'ente gestore, e di diversi incontri con il comitato taglio di Pietrasanta, firmatario dell'accordo, e del comitato Val di Castello. Pur non essendo il rimborso previsto dall'attuale normativa che disciplina il settore, la decisione arriva come segnale di vicinanza agli utenti e di apertura alle istanze presentate dai cittadini e dai comitati, così spiega in una nota la società Gaia S.p.A. Il rimborso riguarderà ovviamente la componente di acqua potabile della bolletta. Per Val di Castello il periodo del rimborso è dal 31 maggio 2011 al 30 giugno 2014, mentre per i mesi successivi, che ancora devono essere erogati in bolletta, non verranno inseriti appunto nelle prossime bollette emesse da Gaia. Ovviamente il consiglio è quello di rivolgersi al gestore e di informarsi sul sito web di Gaia S.p.A. A Marina di Pietrasanta adesso andiamo in spiaggia, dove da oggi finalmente anche i diversamente abili potranno arrivare, e potranno arrivare addirittura fino alla riva per fare il bagno. Vediamo perché. Finalmente anche i disabili potranno accedere direttamente alla battigia alla spiaggia libera di Motrone grazie alla nuova passerella finanziata dai balneari per un intervento complessivo di 5.000 euro. Anche chi purtroppo si sposta solo su sedie a rotelle potrà arrivare sull'arenile, sostare all'ombra sotto la tenda appositamente attrezzata e raggiungere la riva attraverso il corridoio riservato ai pedoni. Un intervento atteso da tempo dalle associazioni di assistenza. Da qui partiranno con le carrozzine con i job e possono andare direttamente in mare, sperando che il lavarone quest'anno ci abbandoni. A giorni sarà completata la passerella all'ingresso della spiaggia libera, gestita quest'anno dai balneari di Marina di Pietrasanta, riuniti nel consorzio Mare Versilia. Era un servizio che mi hanno chiesto e naturalmente fino a quando noi non abbiamo avuto la possibilità di gestire la spiaggia non era stato garantito, e quindi penso che sia una cosa che vada bene anche per quanto riguarda l'utenza non solo locale ma anche il turista che frequenta la nostra marina. Adesso abbiamo bisogno della collaborazione anche dei fruitori della spiaggia libera, perché molto spesso abbiamo assistito a scene veramente di degrado, con biciclette abbandonate lungo la passerella, con la zona d'ombra occupata, per cui ora i balneari hanno fatto il grosso del lavoro. Il comune ci metterà tutto quello che ci deve mettere per garantire che questo lavoro non sia vano, perché è giusto che le persone che hanno una disabilità possano fruire del mare tranquillamente come tutti gli altri. E intanto prosegue il viaggio istituzionale del sindaco Massimo Mallegni in Florida, a Miami, dove è stata inaugurata una scultura di Gigia, l'artista che, come sapete, proprio in Versilia e a Pietrasanta ha preparato la mostra dell'estate. Vediamo.
Pietrasanta esporta l'arte di Gigia a Miami. Si chiama Melody Endless, il mega violoncello in acciaio lucidato installato all'intersezione tra la 40th e la 2nd Avenue di Miami in Florida. La scultura, voluta dalla famiglia argentina di costruttori di grattacieli, Melo, è installata all'esterno del nuovo Melody, edificio da 500 appartamenti, è stata inaugurata giovedì alla presenza del sindaco di Miami, Thomas Regalado, del consiglio cittadino, del console argentino e di importanti architetti e imprenditori. Per Pietrasanta, rappresentata dal sindaco Massimo Mallegni, che due giorni fa aveva stretto una nuova relazione con l'esclusivo comune di Bell Harbor, si tratta di una nuova occasione per promuovere a livello internazionale le attività artistiche e culturali, ma anche i laboratori, la tradizione artigiana locale, per costruire nuove relazioni con capitani d'impresa, amministratori e professionisti. Proprio Pietrasanta è la sede, fino al 25 settembre, dell'esposizione monumentale dell'artista italo-albanese, che nella piccola Atene ha realizzato parte di alcune sue opere. Si inaugurerà anche un'importante opera d'arte all'interno dello spazio della Versiliana, proprio tra il Ponte del Principe e l'ingresso principale. È impegnativo, ma l'impegno viene rinfrancato dai risultati. I risultati ci sono, i risultati sono importanti, la visibilità ormai è internazionale. 28° premio letterario Camaiore, è stata annunciata la rosa dei 5 finalisti. Sentiamo. La giuria tecnica del 28° premio letterario Camaiore, presieduta da Francesco Belluomini, ha selezionato i 5 finalisti del premio letterario del Camaiore Proposta Opera Prima e il premio internazionale. Il presidente ha inoltre annunciato i vincitori del premio speciale e delle menzioni speciali, attribuiti agli autori di opere di particolare interesse storico, contemporaneo e di valore poetico internazionale. Il premio Camaiore ha assunto un prestigio tale che, anche se è un po' tartassato, un po' messo alle strette finanziariamente, ma tutti corrono a partecipare, basta anche una segnalazione a volte per questi autori. Lo vedo nella pagina Facebook, sono tutti entusiasti che sono entrati magari nella prima rosa. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 17 settembre, mentre il 22 luglio ci sarà la cerimonia di consegna dei 5 libri finalisti alla giuria popolare. 10 sono ragazzi delle scuole che estratti da me nella rassegna La poesia dei ragazzi, perché vogliamo iniziare sia da ragazzini delle scuole medie che delle liceali per avviare la conoscenza della poesia, che non fa mai male. Al presidente è stata consegnata una targa per la sua attività di poeta e scrittore e per l'opera di promozione della poesia portata avanti attraverso l'organizzazione del premio Camaiore. Il sindaco del Dotto, presente alla conferenza stampa, ha ringraziato Belluomini e la giuria tecnica del premio per il grandissimo lavoro fatto per questa importante manifestazione culturale. Ecco i finalisti di questa edizione. Cristina Annino con l'editore Donzelli, Dante Marianacci, editore di Felice, Roberto Mussapi, editore Mondadori, Silvio Raffo, Robin and Sons, Nicola Vacca, Marco Saia. Vincitore del Camaiore proposta Vittorio Grotti, Davide Maria Quarracino. Vincitore del premio internazionale, Claribel Allegria. Premio speciale 2016, Franco Marco Aldi. Veniamo adesso alla pagina sportiva, il torneo delle contrade di Querceto in primo piano con il Ponte che batte la contrada della Lucertola e viaggia al primo posto insieme a Ranocchio nel girone di competenza. Vediamo. Si chiude con la vittoria del Ponte sulla Lucertola il primo turno del girone B del 45° torneo delle contrade di Querceta. Venerdì sera allo stadio Buon Riposo di Pozzi è finita 2-0 per la contrada di Vaiana. Il risultato resta sullo 0-0 per circa mezz'ora, sbloccato al 27° dal gol di Della Maggiora, che porta in vantaggio il Ponte. Giochi ancora aperti nella prima parte della ripresa, con la Lucertola che cerca ripetutamente il pareggio, ma al 68° ci pensa Bresciani ad allungare con il gol che vale il 2-0. Finale amaro per la Lucertola, che dopo i due pali non riesce a segnare il gol della bandiera allo scadere del secondo tempo. Il Ponte raggiunge Ranocchio in testa al girone B a punteggio pieno. Chiusa la prima settimana di partite, si riparte lunedì sera con Quercia Leon d'Oro. Avevamo qualcuno che stava recuperando, tipo me, che sono 5 mesi che sono fermo, sono reduce da un infortunio al malleolo, e poi abbiamo un Ballone che non era in condizioni perfette, Salini uguale, insomma
e loro ci hanno messo in difficoltà perché una squadra giovane così corre, è normale, ma insomma è andata bene così, va bene, 2-0, risultato penso alla fine è anche abbastanza giusto, no? E con il successo e la conseguente qualificazione della squadra Pulce Scarburato si è chiusa la fase eliminatoria del torneo dei quartieri per non dimenticare a Viareggio. Un vero e proprio spareggio, la gara vinta dai ragazzi di Farnese e Benedetti contro un coriaceo ex Aviazione che alla fine ha ceduto per 4-2. Da lunedì a partire dalle 21:15 al Centro Polo partiranno gli spareggi, mentre per la data della finale del torneo programmata per il 27 di giugno il tutto potrebbe essere spostato al giorno 28 per impegno della nazionale italiana. Gli organizzatori intanto sono ancora in attesa di una risposta dagli organi competenti per la sede sia delle semifinali che delle finali dopo lo spiraglio aperto dall'amministrazione comunale di Viareggio e del Viareggio 2014 sull'utilizzo dello stadio dei Pini. Si attendono ancora aggiornamenti. Ci fermiamo per una pausa, ma l'informazione prosegue. Rimanete con noi.